radio station, Radio Bruno. Purple Disco Machine, si intitola Fireworks ed è proprio con i fuochi d'artificio e squilli di trombe che diamo il benvenuto al nostro illustre ospite Umberto Tozzi. Buongiorno e ciao. Benvenuto. Ma ciao, grazie. Ciao, grazie Umberto Tozzi per essere con noi. E dunque, avevi in programma un tour mondiale prima che tutto si fermasse, lo ricordiamo una volta in più. Umberto Tozzi è uno degli artisti italiani più famosi nel mondo. Cosa ti sei inventato? Per sabato 10 aprile hai organizzato un concerto acustico in streaming, pensando soprattutto a chi lavora per te, è così? Sì, sì, è così esattamente, perché insomma noi, io e tutti i miei colleghi e i nostri tecnici musicisti del mondo, insomma, siamo un po' più, sono specialmente loro i più penalizzati da questo disastro che è successo nel mondo. E quindi ho cercato di insomma, mi è venuta un'idea di concretizzare il più possibile dei fondi da devolvere a loro, e questa è un'idea, e penso che sarà anche comunque in ogni caso un momento di un concerto abbastanza unico e un evento unico. Anche perché io in streaming, cioè, onestamente, mi sono sempre rifiutato di fare qualcosa. Sei un po' un apripista adesso, da questo punto di vista. No, io spero, sai, che presto si possa ritornare a suonare anche per 10 persone, non in streaming. Però sarà veramente un bellissimo concerto, anche perché ho riscoperto delle canzoni nel mio repertorio che non ricordavo neanche più, e le... Le riproporrò facendole così come sono nate, perché noi all'epoca si scrivevano le canzoni senza computer e quindi le facevamo o con la chitarra o col pianoforte. E quindi anche tutto il concerto sarà in acustico? È in acustico, sì. Sarò accompagnato da due o tre elementi soli, percussionista, mio sassofonista, ma però siamo così proprio veramente in casa. Senti, sarà un concerto unico, dicevi pochi istanti fa, è unico, mi ricollego proprio alla questione dell'acustico, unico anche per il fatto che in 45 anni di carriera tu un concerto interamente acustico pare non l'abbia mai fatto, quindi insomma c'è una... No? Vero? No, non l'ho mai fatto, no, ma penso, sai, che peraltro può anche essere l'inizio di qualcosa che penso che dovremmo fare noi tutti in futuro, artisti, perché... insomma, perché credo che comunque bisogna un attimo limitare tutto, budget, costi di produzione, cachet, eccetera, eccetera, se si vuole ritornare a suonare. Anche questo è un punto. Credo che sia il caso di cominciare a pensarci. Davvero. Lo ricordiamo che è la piattaforma umbertotozzi.com, quella sulla quale si possono trovare già in prevendita i biglietti per il concerto che si chiama Songs, previsto per il 10 di aprile e che sarà in diretta dallo Sporting di Monte Carlo. Monte Carlo, dove tu vivi, dove vivi anche delle restrizioni, no? Ragion per cui sei in diretta con noi così presto al mattino. Tu che notoriamente sei un gaudente che faceva la vita un po' rock and roll, possiamo dirlo? Sì. Adesso faccio. Sono più da tisana e camomilla. infatti avevo detto: ti sarei alzato da poco. E ti ho detto: ferma. E sono sveglio da già un bel po' di ore. Quindi già eravamo sorpresi di questo particolare. Sì. Tisana e camomilla, anche Umberto Tozzi, uno di noi, quando Umberto Tozzi è sempre stato notoriamente nel mondo dello spettacolo uno dei maggiori esperti dei posti belli, dove mangiare bene, dove stare bene nel mondo, perché poi la cosa particolare, lo racconta sempre Enrico Ruggeri, è che domandare a te dove andare a mangiare a Londra, in Spagna o in Venezuela, sì, significa ottenere una risposta sensata e anche andare e trovare esattamente tutto quello che hai descritto, no? Non l'ho mai deluso, Harry. No, ma infatti è un tuo grande sponsor. E mi ha sempre ringraziato dei vari, insomma, posti nel mondo dove lui si trovava e mi chiamava e diceva: dove vado stasera? E vai lì. Ed era contento. Senti, adesso invece stai in casa, è come noi.
Io sì, beh, insomma, siamo in casa da un anno e mezzo quasi qui, ma come tutti, insomma, poi alle 7 di sera non si può più uscire, ma sai, la cosa tremenda di tutta questa situazione è veramente ritrovare la fiducia di rincontrarci e di stare di nuovo insieme. E questo è la conseguenza di una, insomma, di un terrorismo che ci è stato imposto giustamente, anche perché insomma l'unico modo è per scampare questa brutta guerra che ci è capitata addosso. Senti, quindi siamo praticamente in chiusura, ci sarebbero ovviamente tante cose da chiederti, però non possiamo fare altro che ricordare l'appuntamento del 10 di aprile, esatto, allo Sporting, sì, questo concerto in streaming. In streaming. Grazie. Potete già grazie comprare i biglietti. Grazie per avermi promosso. Ecco che ti sei trasformato improvvisamente in Robocop. Però Umberto, l'intenzione, la speranza naturalmente è di poterci vedere di persona, di fare un'intervista in presenza quanto prima. Intanto in bocca al lupo per l'appuntamento del 10. Ciao, ciao Umberto, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ciao.